Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Chi mi segue da un po' lo saprà ormai che sono un grandissimo appassionato di retro gaming e spesso in video documento quali sono stati i miei ultimi acquisti. La mia collezione non è di certo gigantesca, ma piano piano mi sto togliendo alcune soddisfazioni, aggiungendo dei bei pezzi che desideravo da parecchio tempo. Solitamente si tratta di recuperi abbastanza mirati, altre volte è chiaro che mi faccio prendere dall'acquisto compulsivo. Oggi però ho esagerato, perché con il pezzo che vi mostrerò ho raggiunto l'apice inarrivabile del trash, la bruttura fatta software. Un titolo che prima ancora di essere conosciuto come videogioco è innanzitutto un meme. Sto parlando ovviamente di Hotel Mario. Prima di addentrarci nella storia del più infame dei giochi di Mario e cercare di spiegare razionalmente perché l'ho acquistato, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Hotel Mario è l'unico gioco che vede come protagonista l'idraulico italiano a non essere stato sviluppato da Nintendo. La casa di Kyoto, infatti, in uno storico accordo con Philips, che fu un vero e proprio tradimento nei confronti di Sony, acconsentì a dare in licenza le sue proprietà intellettuali più grandi, Mario e The Legend of Zelda, in cambio della produzione da parte dell'azienda olandese di una add-on per Super Nintendo in grado di leggere CD-ROM. Se siete curiosi di approfondire nel dettaglio questo controverso capitolo della storia di Nintendo, vi invito a recuperare il video che ho fatto a riguardo. Quello che ora ci interessa è che da questo accordo nacquero 4 giochi, pubblicati tutti per la console Philips CD-i, che sono universalmente riconosciuti come tra i più brutti titoli mai creati. 3 di questi utilizzarono l'universo narrativo di The Legend of Zelda, mentre Hotel Mario fu l'unico dedicato al baffuto idraulico, e per fortuna aggiungerei. Si tratta di un puzzle game dove non dovremo far altro che chiudere le porte delle camere degli hotel gestiti da Bowser. So che raccontato così non sembra avere alcun senso, ma purtroppo queste sono le reali premesse di un gioco sbagliato sotto tutti i punti di vista. Se non vi fidate, possiamo direttamente prendere spunto dalla confezione del gioco, che presenta una breve sinossi anche in italiano. Bowser ha catturato la principessa Toadstool e la trattiene in uno dei 7 hotel del regno. Solo tu e Mario potete liberare la principessa. Ok, un po' vago, ma ok. Vediamo se le istruzioni sanno dirci qualcosa in più. Bowser ha fatto del Regno dei Funghi un luogo di villeggiatura per sé e per i suoi 7 bambini Koopaling. Ok, per farla breve, Bowser ha sfidato Mario e Luigi a salvare la principessa dalle grinfie dei Koopaling. Ok, obiettivi del gioco? Mario deve chiudere tutte le porte aperte per terminare ogni livello di un hotel e deve aver superato tutti i livelli di un hotel per accedere a quello successivo. Ok, se stai incominciando una nuova partita, incominci con l'hotel Wood Door Hysteria. Stai attento ai suggerimenti che ti vengono dati durante l'animazione che precede l'ingresso in ogni hotel. Ok, perfetto. Vediamo se il primo filmato riesce a darci qualche coordinata in più. Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti. Luigi, look! It's from Bowser. Dear pesky plumbers, the Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a permanent guest at one of my 7 Koopa hotels. I dare you to find her if you can. We gotta find the princess. And you gotta help us. If you need instructions on how to get through the hotels, check out the enclosed instruction book. Lo so, questo filmato l'avrete visto centinaia di volte su un'infinità di YouTube poop, ma se mai vi foste chiesti da dove arrivavano delle immagini così orribili, grottesche ed agghiaccianti, beh, sappiate che non si sono originate dalla perversione di 4chan o dalla fantasia distorta di un bambino che ha appena scoperto Paint, ma di un prodotto ufficiale a tutti gli effetti. Hotel Mario è la dimostrazione di come non basta avere una grande proprietà intellettuale tra le mani per sfornare un titolone ad occhi chiusi. Ma bisogna innanzitutto saper sviluppare videogiochi. Così nel 1994
Fantasy Factory produceva un vero e proprio aborto videoludico, incapace di replicare anche solo un millesimo della magia a cui ci hanno abituato i prodotti Nintendo. Se lo storytelling sembra una versione low budget del cartone animato del 1989, The Super Mario Bros. Super Show, con scene che veramente rasentano l'indescrivibile per quanto sono assurde, il gameplay forse è l'aspetto meno riuscito di tutta la produzione. Si tratta, come dicevamo, di un puzzle game in due dimensioni a schermata fissa, in cui l'unico obiettivo è quello di chiudere tutte le porte lasciate aperte all'interno di uno stage. La varietà è prossima allo zero, e sebbene si sia tentato di integrare l'immaginario del regno dei funghi all'interno dell'avventura, tutto è così generico, blando e senza ispirazione che la presenza di Mario è totalmente ininfluente. Ci sono delle boss fight che tentano di aggiungere un po' di varietà all'azione, ma queste sono in realtà soltanto dei livelli più difficili degli altri, dove ancora una volta non dovremo fare altro che chiudere le porte. Ma poi, perché? Qual è il senso di tutto questo? Bah, ovviamente i controlli sono penosi e tra un input lag scandaloso e delle collisioni al limite del ridicolo, anche un semplice salto, iconica azione del nostro amato Mario, è sostanzialmente impossibile da effettuare con precisione. Come ricorda Tracy Venola, sviluppatrice che partecipò al progetto di Hotel Mario, Philips non aveva alcun tipo di esperienza nel settore, tanto che optò per delle scelte quantomeno particolari. Ad esempio, assunse come tester del gioco un ottantenne prossimo alla pensione. Sapendo che il titolo in realtà sarebbe stato rivolto a giocatori giovani, dai riflessi sicuramente migliori, l'idea fu quella di sviluppare il gioco lento, abbastanza per non mettere in difficoltà il tester, e poi velocizzarlo in un secondo momento per renderlo più appetibile al proprio pubblico. E questo è solo uno dei tanti assurdi aneddoti legati alla storia di Hotel Mario. Vi lascio in descrizione l'intervista a Tracy che ne parla estensivamente. Quindi vi starete chiedendo, ma Poro, perché hai comprato una monnezza del genere? La risposta è semplice. Non di certo perché ho intenzione di giocarlo, ma più che altro per il suo valore storico. Nella sua bruttezza, Hotel Mario rappresenta forse la più grande anomalia all'interno della storia di Nintendo, ed è un titolo che sono felice di aver recuperato per la sua importanza. Non credo si tratti di un gioco estremamente ricercato, ma è anche vero che non me ne era mai capitato uno tra le mani, in condizioni perfette tra l'altro. E quindi, mentre mi trovavo al Coin Up di Roma in cerca di quello che sarebbe stato il mio prossimo acquisto, sono stato felicissimo di scovare quasi per caso questa perla di inestimabile valore, più o meno. Poracci, insomma, in chiusura della Horror Week, ci tenevo a condividere con voi questo mio ultimo acquisto. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se conoscevate Hotel Mario e se anche voi in collezione avete qualche titolo, diciamo, dalla dubbia qualità. Prima di salutarci, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Hotel, Michele Mario, ciao!